Sudore e sacrificio, fatica e coraggio, ma anche divertimento, soddisfazione e successo. Nella storia ha sempre portato pace tra i popoli e ha creato eroi, esempi ai quali le persone si sono ispirate per superare i propri limiti. È il vento tra i capelli, la lancetta che avanza su un quadrante, l'ultimo sforzo prima di tagliare il traguardo. Tenetevi forte, perché oggi parliamo di sport. Le Paralimpiadi di Rio 2016 non sono lontane e basta navigare un po' in rete per capire quanto sia cambiato in questi anni il rapporto tra sport e disabilità. Martina Caironi, ad esempio, è diventata una stella, una star internazionale, medaglia d'oro nei 100 metri e argento nel salto in lungo. Martina oggi è la più veloce di tutti e tutti lo sanno. Nel 2011 è rimasta ferita in un incidente stradale che le ha provocato l'amputazione della gamba sinistra. Una brusca frenata la sua, poi la ripartenza, prima con l'università e poi come atleta paralimpica. Oggi ha cominciato una nuova vita che le calza a pennello. La vedo per la prima volta a Bologna, un bel campo appena fuori dal centro, e non posso fare a meno di notare l'impegno e l'energia che mette nel suo allenamento. Lo sento, lo percepisco chiaramente che per lei correre è qualcosa di più che raggiungere un traguardo o vincere una medaglia. È qualcosa che ha a che fare con il rapporto tra lei, il suo corpo e la sua anima. Quando corre, Martina sta bene. Beh, quando corro mi sento una tigre, mi sento veloce, mi sento padrona del mio corpo, uso la protesi come se fosse praticamente mia, la mia gamba, non ricordo più come correre con due gambe mie e quindi mi sento molto agile, abile, capace e in quel momento lì io proprio non penso a nulla. La mia mente si libera e quindi sono concentrata totalmente sul mio corpo, sul movimento, sull'esplosività e insomma, a seconda di se è una gara o se è un allenamento, io doso la forza, però in ogni caso è sempre espressione di un'energia che abbiamo dentro, no? E quando corro con una protesi mi sento praticamente come se corressi con due gambe, perché ormai sono un po' di anni che ce l'ho e quindi è entrata nel mio DNA e mi sento bene, mi sento veloce, agile, scattante, capace e quando corro mi sento abile. Qual è il rapporto tra te, che sei un atleta, e le protesi, che quindi sono uno strumento di una tecnologia incredibile che permettono di fare delle performance meravigliose? È molto, appunto, dicevo, importante che le protesi siano fatte su misura, che siano fatte bene e soprattutto per una persona amputata, io appunto posso dirlo in quanto vivo questa situazione, avere uno strumento come una protesi è un'opportunità per fare tutto. E quindi io mi arrabbio abbastanza quando sento qualcuno che dice quella persona costretta in carrozzina oppure è costretta ad usare una protesi, perché senza carrozzina tu e senza protesi io saremmo probabilmente sedute da qualche parte senza poterci muovere. È da quando ho 10 anni che mi muovo grazie alla carrozzina. Ho viaggiato dappertutto, ho studiato e mi sono laureata. Ho fatto sport a livello agonistico, diventando in soli 2 anni campionessa nazionale di sci alpino.
Per me è sempre stato normale spostarmi così, per cui posso solo immaginare la gioia di una persona nello scoprire che, dopo un incidente o una grave malattia, la vita è tutt'altro che finita e che se si vuole, se la tecnologia ci aiuta, si può tornare a correre, anche più veloce di prima. È proprio questa la chiave di volta. Se c'è una differenza tra sport per disabili e normodotati, sta tutta qui, nella protesi, nella tecnologia che serve per costruirla. Un sofisticatissimo aiuto meccanico che rende possibile il gesto atletico. E quando si parla di arti artificiali in Italia, si parla del centro protesi INAIL di Vigorso. Con i suoi laboratori, gli ingegneri, i tecnici, gli infermieri, le centinaia di disabili che ogni anno giungono qui da tutta Italia per cercare la soluzione migliore, per semplificare la loro vita. Gennaro Verni è l'ingegnere capo qui, ha avuto a che fare con un sacco di pazienti e di atleti e Martina la conosce bene, come conosce la sua protesi. Il rapporto tra la protesi e l'atleta è molto intimo perché innanzitutto deve sentire il dispositivo un qualcosa di suo, senza il quale altrimenti non riuscirebbe ad ottenere le prestazioni che tutti si aspettano che abbia. La Martina Caironi, per esempio, ha avuto un'evoluzione in questi anni. Noi abbiamo incominciato a trattarla nel 2011, già nel 2012 ha vinto la prima medaglia, anzi ha vinto le Paralimpiadi, medaglia d'oro alle Paralimpiadi, ma c'è stata una continua evoluzione sia della sua tecnica di corsa che della protesi. Questa che vediamo è la protesi che viene utilizzata attualmente, che è completamente diversa da quella che si usava 4 anni fa. Sia nell'invasatura che nel ginocchio che nel piede. Quindi è sempre un rapporto molto intimo tra il tecnico, l'atleta e la componentistica che deve essere applicata all'atleta per ottenere certi risultati. Sono molte le energie spese per permettere a una persona disabile di fare sport. Ovunque guardo vedo le foto degli atleti impegnati in gara, tra i corridoi è facile imbattersi in attrezzature sportive e tutti i tecnici, i terapisti, gli psicologi INAIL sono consapevoli che la pratica sportiva ha un ruolo fondamentale anche in un percorso di riabilitazione. Qual è il ruolo dello sport in un percorso di inclusione? È molto importante lo sport perché crea benessere psicologico e sociale, crea relazioni e partecipazione sociale. Qui all'interno del centro protesi facciamo diverse attività sportive, il tiro con l'arco, il tennis tavolo, il tiro a segno simulato. Abbiamo quindi delle opportunità per i pazienti che sono in degenza proprio di creare dei momenti di benessere e dare l'opportunità alle persone di fare sport qui e anche una volta tornate a casa. Dal centro protesi INAIL ho imparato che lo sport, per molti, non è soltanto vincere una gara, saltare più in alto o superare un avversario, ma può anche rappresentare una nuova opportunità di vita, può essere il mezzo per ripensare la propria autostima. O anche solo un passatempo per distrarsi un po', per respirare, per sentirsi meno soli. Oh, attenzione però, c'è un altro elemento da aggiungere che mi sembra ci stiamo dimenticando, perché prima di tutto lo sport deve essere un gran divertimento, concentrazione, velocità e adrenalina. Fino a qualche tempo fa mi svegliavo alle 6 del mattino, caricavo carrozzina e monosci in macchina e mi facevo 400 km per allenarmi sulle piste. E quando sei lì, sparata ai 100 km orari, con una carica a 1000, allora sì, ti fai un'idea di cos'è davvero lo sport. Per descrivere lo sport da serie A, ho pensato di coinvolgere chi di sport vive da una vita e ne ha fatto un lavoro. Ha vinto 6 campionati italiani, 3 coppe campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale è stato vice campione del mondo nel 94. Ed è considerato la più forte ala destra italiana degli ultimi 30 anni. Chi segue il calcio avrà già capito di chi parlo. È Roberto Donadoni, oggi allenatore del Bologna Calcio. Lui sa cos'è lo sport. Ma io in linea di massima ritengo che lo sport in genere poi racconti abbastanza di
quello che è il carattere di un individuo. Avendo vissuto veramente molte situazioni, ormai spesso e volentieri mi basta vedere l'atteggiamento che un individuo ha quando è in campo per intuire più o meno quello che è anche il suo modo di essere. Questi sono tutti quegli aspetti che soltanto la conoscenza quotidiana ti permette di poter raggiungere e quindi poi di conseguenza saper valutare in maniera giusta e toccare quei tasti che possono far tirare fuori o migliorare certi aspetti del carattere di ogni singolo giocatore. Ci serviva proprio un grande campione per arricchire di un ultimo tassello la nostra intrusione nel mondo dello sport. Mister Donadoni ha proprio ragione, lo sport è uno specchio. Puoi fare quello che vuoi durante la tua giornata, puoi fingere di essere quello che non sei e rispondere ai problemi come meglio ritieni. Ma quando sei sul campo da gioco, quando stai correndo, quando ti prepari per quel lunghissimo salto o punti l'obiettivo a 150 metri, non hai nessuna scusa dietro alla quale nasconderti. Viene fuori quello che sei veramente, le tue paure e le tue forze, il tuo carattere vero. È per questo che lo sport è tanto importante, soprattutto in un percorso riabilitativo. Perché ti rimette in gioco, ti fa capire che nulla si è fermato e che tu sei ancora lì, con i tuoi pregi e anche con i tuoi difetti. Io ho capito tante cose di me mentre mi allenavo. Ho capito che adoro la velocità, che ho un fisico molto forte e che sì, mi piace vincere. E a voi?